E benvenuto a questo nuovo tutorial di come realizzare sculture con i palloncini. Oggi realizzeremo un piccolo anatroccolo. Andiamo ad iniziare. Per realizzare questo piccolo anatroccolo occorrono due palloncini, uno giallo e uno color arancio. Gonfiamo il palloncino giallo e lasciamo 8 dita di palloncino sgonfio. Facciamo il nodo. Adesso dobbiamo fare una pallina di 2 dita. Questa maniera, e poi la dobbiamo legare, quindi afferriamo il nodo del palloncino, tiriamo e giriamo la pallina su se stessa. Ok, adesso dobbiamo fare una torsione ad anello di 4 dita, quindi giriamo il palloncino in questa maniera, appoggiamo le dita per misurare, nel momento in cui va bene schiacciamo, giriamo e poi giriamo per legare. Adesso dobbiamo entrare la pallina che abbiamo fatto all'inizio dentro quest'acqua, quindi spostiamo e con i pollici entriamo in questa maniera. Adesso dobbiamo fare una bolla di 2 dita. Ok, e poi dobbiamo fare 2 torsioni ad anello, cioè 2 torsioni ad orecchia, quindi facciamo una pallina, spostiamo il palloncino in questa maniera, tiriamo la pallina e la giriamo su se stessa. E poi dobbiamo fare ancora un'altra torsione ad orecchia, quindi pallina, accostiamo il palloncino in questa maniera, tiriamo la pallina e la giriamo su se stessa e cominciamo a sistemare la nostra struttura. Adesso dobbiamo fare una bolla di 5 dita, quindi schiacciamo e giriamo, e poi dobbiamo fare un'asola che contorni la bolla di 5 dita più le 2 torsioni ad orecchio e il ritorno. Quindi massaggiamo il palloncino, accostiamo, giriamo in questa maniera. Nel momento in cui arriviamo in questo punto, schiacciamo e giriamo e leghiamo. Adesso dobbiamo entrare la sola di 5 dita che abbiamo fatto più le torsioni ad orecchia in questa asola che si è formata. Ok. Con il resto del palloncino faremo una torsione ad anello di 2 dita che sarà la coda del nostro anatroccolo, quindi in questa maniera 2 dita, schiacciamo e giriamo e poi leviamo il palloncino in eccesso. Ok, se il laccio è corto entriamo in laccio nella torsione che abbiamo realizzato. Ok, adesso dobbiamo fare il becco di questo anatroccolo, quindi gonfiamo il palloncino arancio, non bisogna gonfiarlo tutto perché non occorre tutto. Okay. Adesso dobbiamo fare una torsione ad anello di 2 dita, in questa maniera, nel momento in cui va bene, 2 dita, schiacciamo, giriamo e poi entriamo il laccio nell'asola che si è creata. E adesso possiamo levare il palloncino in eccesso. Questo palloncino lo leveremo in modo che lo possiamo utilizzare per altre sagome. Quindi, come vi ho insegnato, giriamo in questa maniera, poi con i pollici stacchiamo, questo lo recuperiamo per una prossima volta, e con la bolla che abbiamo fatto in questa maniera facciamo un nodo. Se non vi riesce, tagliate con le forbici le punte, però poi è inutilizzabile il palloncino. Adesso la bolla che abbiamo fatto, cioè la torsione ad anello che abbiamo fatto, che sarà il becco del nostro anatroccolo, lo andiamo a legare tra la torsione ad anello che abbiamo fatto all'inizio di 4 dita e la pallina di 2 dita, in questa maniera. Spostiamo, facciamo 2 nodi, un nodo, secondo nodo, e adesso sistemiamo. Quindi, in questa maniera. Ok. Adesso disegneremo gli occhi del nostro anatroccolo. Ok. E come potete vedere, abbiamo realizzato un graziosissimo anatroccolo, molto facile da realizzare.
Dopo questo grazioso anatoccolo, Totino vi saluta e vi dà appuntamento a un prossimo tutorial. Ciao!